Buonasera, buonasera, ci siamo. Come state? Ciao Francesco, buonasera a tutti. Allora, come va? Allora, come al solito aspettiamo qualche secondo per avere conferme sulla qualità audiovisiva della diretta. Allora, vediamo un po'. Ok, allora, a vedersi si vede, dovrebbe anche sentirsi in teoria. Come al solito aspetto le vostre conferme. Ciao Twitch Rocket, un saluto anche a te. Ben ritrovato. Allora, prima di cominciare, nel mentre che aspetto le vostre conferme, ci tenevo a farvi vedere questa maglietta che avrete già intravisto. Ok, eccola qua. It's coming Rome, Wembley Stadium, 11 luglio 2021. Maglia edita il Romanista. Ok, sì, sente bene e si vede bene. Ok. Mentre vi state salutando, tutto bene. Ok, allora quindi, no, ecco, ci tenevo a farvi vedere questa maglietta edita il Romanista. Oggi la diretta la facciamo visto che mi arriva da ieri. Maglietta di tutto rispetto, non c'è che dire. Beh, sì, ci tenevo comunque. Ecco, mi è arrivata giusto appunto ieri. E ci tenevo a farvela quantomeno vedere, insomma. E allora, come avete letto dal titolo della diretta, oggi proseguiamo con la lettura del Silmarillion. E abbiamo detto che quello di oggi, in teoria, è l'ultimo capitolo effettivo di quest'opera, anche se poi abbiamo altri due mega capitoli. Uno è Calabeth e l'altro è della creazione stupenda, ok. E l'altro mega capitolo è sulla creazione dei tre anelli, che andremo a leggere. Però ecco, Agalabeth lo leggiamo la prossima settimana, mentre la creazione degli anelli quando, diciamo, a metà agosto. Ma solo io ho iniziato Clash Royale essendo sembra ritornato in moda. No, sì, guarda, allora ho intravisto che ho visto che stanno ricominciando a giocarlo. Io non l'ho giocato anni fa e non lo gioco ancora, cioè non mi interessa più che altro per come sono fatto io quando un gioco va di moda è la volta che non lo gioco, insomma. Quindi, vabbè, magari tra qualche tempo, quando sarà, magari comincerò a giocarlo. Allora, io mi sposterei intanto a Valinor. Eccoci qui. E cominciamo questa lettura, insomma, sono 9 pagine in totale, 10 se consideriamo l'illustrazione che abbiamo oggi. 2 giorni fa ho aperto il mio vecchissimo account, che ricordi? Beh, sì, diciamo, ci sono queste situazioni che fanno questo effetto. Allora, ci penso anch'io, magari ecco, ho qualche gioco sul telefono che mi fa questo effetto, insomma, ogni tanto lo riapro, ci rigioco e mi fa questo effetto, sì. Allora, ragazzi, io comincerei con la lettura e non dico che oggi forse ci conviene andare a ritmo abbastanza serrato come abbiamo fatto nelle ultime dirette. Così almeno ce lo togliamo subito, tra virgolette, e poi magari ci buttiamo a fare qualche chiacchiera, dai. Quindi, 24esimo capitolo del Silmarillion, intitolato Del viaggio di Erendil e della guerra dell'Ira. Allora, aspettate, sposto un po' il microfono che sto più comodo. Allora, Erendil il Lucente era allora signore del popolo che dimorava presso le bocche del Sirion e prese in moglie Elwing la Bionda, la quale gli partorì Elrond di Elros, soprannominati i Mezzelfi. Erendil, però, non sapeva star fermo e i viaggi che compiva per i lidi delle terre citeriori non bastavano a sedarne l'inquietudine. Un saluto a Gianni 69 69 69 69. Un saluto. Ok. Due propositi misero radici in cuor suo, fondendosi nel desiderio per l'ampio mare. Voleva farvi vela, alla ricerca di Tuor e di Idril, mai più tornati. E in pari tempo, forse, pensava di trovare l'ultima spiaggia e di recarvi, prima di morire,
il messaggio di elfi e uomini ai Valar dell'Ovest, tale da smuovere i cuori a pietà per i dolori della Terra di Mezzo. Ora, Erendil strinse salda amicizia con Círdan, il carpentiere, che viveva sull'isola di Balar, con quelli dei suoi riusciti a sfuggire al sacco dei porti di Brithombar e di Eglarest. Con l'aiuto di Círdan, Erendil costruì Vingilot, cioè Fiore di Schiuma, la più bella delle navi mai cantate. Dorati ne erano i remi e bianco il legname tratto dalle betulle del Nimbrethil, e le sue vele erano come argentea luna. Nel Lai di Erendil molto si narra delle sue avventure sul liquido abisso in terre mai prima calpestate, in molti mari come su molte isole. Elwing però non era con lui, ma se ne stava tutta triste presso le bocche del Sirion. Erendil non trovò né Tuor né Idril, e neppure giunse, durante quel viaggio, alle spiagge di Valinor, sconfitto come fu da ombre e incantesimi, respinto da venti contrari, finché, mosso dal desiderio di Elwing, rifece vela per la costa del Beleriand. E il cuore gli consigliava di fare in fretta, poiché una paura improvvisa, frutto di sogni, l'aveva colto, e gli pareva che i venti con cui aveva lottato prima non lo riportassero ora indietro quanto desiderava. Ora, quando a Metros giunsero le prime notizie che Elwing era ancora viva e che dimorava alle bocche del Sirion, in possesso del Silmaril, egli, pentitosi di quanto era accaduto nel Doriath, si trattenne dall'agire. A lungo andare, però, la consapevolezza del giuramento non mantenuto tornò a tormentare lui e i suoi fratelli, e radunatisi e abbandonate le loro nomadi cacce, essi convennero assieme e inviarono ai porti messaggi d'amicizia, ma insieme anche di dura richiesta. Elwing e il popolo di Sirion non volevano tuttavia cedere la gemma che Beren aveva conquistato e Lúthien portato, e per la quale era caduto Dior il Bello, e tantomeno intendevano farlo mentre Erendil, loro signore, era per mare, sembrando loro che nel Silmaril si contenessero la guarigione e la benedizione scese sulle loro case e le loro navi. E fu così che ebbe luogo l'ultimo e il più crudele massacro di elfi a opera di elfi, e fu quello il terzo dei grandi mali, frutto del maledetto giuramento. I figli di Feanor, ancora viventi, infatti, piombarono all'improvviso sugli esuli di Gondolin e sui superstiti del Doriath, sterminandoli. Durante la battaglia, alcuni dei loro se ne stettero da parte, e altri si ribellarono e caddero con la parte avversa mentre davano manforte a Elwing contro i loro stessi signori. Tale infatti era la pena e la confusione che occupavano in quei giorni i cuori degli Eldar. Medros e Maglor riportarono tuttavia la vittoria, sebbene essi soli rimanessero dei figli di Feanor, che Amrod e Amras erano entrambi rimasti uccisi. Troppo tardi le navi di Círdan e Gil-galad, il re supremo, giunsero a dar manforte agli elfi di Sirion, e scomparsa era Elwing, e con lei i suoi figli. Allora quei pochi che non erano periti nello scontro si unirono al Gil-galad, con lui trasferendosi a Valar, e riferirono che Elros ed Elrond erano caduti prigionieri mentre Elwing, con il Silmaril che le ornava il petto, si era gettata in mare. Così Medros e Maglor non recuperarono la gemma, la quale tuttavia non andò perduta. Infatti Ulmo trasse Elwing dalle onde, conferendole l'aspetto di un grande uccello candido sul cui petto splendeva come una stella il Silmaril. Ed essa volò sulle acque in cerca del suo amato Erendil. E una notte Erendil, che stava al timone della sua nave, la vide venire alla sua volta, simile a una bianca nube estremamente ratta sotto la luna, a una stella che sopra il mare si muovesse seguendo un'orbita insolita, a una pallida fiamma su ali di tempesta. E si canta che Elwing
piombò dall'aria sui legni di Vingilot, in deliquio, vicina a morte per la fatica e l'urgenza del volo. Erendil se la strinse al petto. Al mattino, però, con occhi pieni di meraviglia, vide sua moglie accanto a sé, nel suo aspetto consueto, i capelli sul volto, che dormiva. Grande fu il dolore di Erendil ed Elwing per la rovina dei porti del Sirion e la cattività dei loro figli. Temevano che venissero uccisi, ma così non fu. Maglor, infatti, si impietosì di Elros ed Elrond e si affezionò loro. E anche in quelli nacque amore per lui, per quanto incredibile possa sembrare. Ma il cuore di Maglor era esulcerato e stanco dal peso del terribile giuramento. Erendil, dal canto suo, ormai non vedeva speranza alcuna nelle contrade della Terra di Mezzo, sicché, straziato, tornò a volgere il corso senza tornare a casa, ma rimettendosi una volta ancora alla ricerca di Valinor, con Elwing al suo fianco. Adesso stava per lo più sulla prua di Vingilot, il Silmaril a ornargli la fronte, e a mano che avanzava verso l'ovest, la luce della gemma aumentava. E il saggio ha detto che fu a causa del potere di quella santa gemma se giunsero finalmente in acque che nessun vascello aveva solcato, salvo quelli dei Teleri. Vennero alle isole incantate e sfuggirono alle loro malie, penetrando nei mari ombrosi, e ne superarono le ombre, scorsero Tol e Ressea, ma non vi si soffermarono, e alla fine gettarono l'ancora nella baia di Eldamar. E i Teleri, vedendo quella nave che veniva dall'Oriente, restarono sbalorditi. Da lungi scorsero la luce del Silmaril, che era fortissima. Poi Erendil, primo degli uomini viventi, sbarcò sulle spiagge immortali, e qui vi parlò a Elwing e a coloro che erano con lui, vale a dire tre marinai che avevano solcato tutti quei mari al suo fianco. Falatar, Erelont e Erendir, tali i loro nomi. Ed Erendil così disse: qui nessuno, a parte me, dovrà metter piede per tema di incappare nella collera dei Valar. Il pericolo lo affronterò io solo, per amore delle due stirpi. Ma Elwing replicò: in tal caso, i nostri sentieri si dividerebbero per sempre. Mentre anch'io voglio affrontare tutti i pericoli. E balzò nella bianca schiuma e corse alla sua volta. Assai addolorato ne restò Erendil, poiché temeva che l'ira dei signori dell'Ovest colpisse qualsivoglia abitante della Terra di Mezzo il quale osasse superare le barriere di Aman. E dissero addio ai compagni di viaggio, e da essi egli e la sua risposta si dipartirono per sempre. Ciao, mi aiuteresti a sistemare il mio PC? Grazie. Non sono molto ferrato, mi dispiace. No, non sono ferrato. Mi dispiace. Ok. Aspettate che mi sono perso. Ok. Allora Erendil disse a Elwing: aspettami qui. Uno solo infatti può portare il messaggio, e il destino vuole che sia io. E penetrò nell'entroterra, salendo e giungendo a Cala Ciria, e la contrada gli parve vuota e silente, perché, come Morgoth e Ungoliant in ere passate, ora anche Erendil era giunto in un periodo di festa, e quasi tutti gli elfi si erano recati a Valimar, o stavano radunati nelle aule di Manwë in Taniketil, mentre ben pochi stavano di guardia sulle mura di Tirion. Alcuni tuttavia lo scorsero da lontano e notarono la grande luce che lo fregiava, e in fretta corsero a Valimar. Erendil salì la verde collina di Tuna e la trovò de deserta. Entrò per le strade di Tirion ed erano vuote, e si sentì il cuore pesante, perché temeva che qualche calamità fosse piombata sul reame beato.
Procedette per le vie inanimate di Tirion, e la polvere dei suoi abiti e i suoi calzari era polvere di diamante, che scintillava e barbagliava mentre si inerpicava per le lunghe, candide scalee. Ed Erendil chiamò forte in varie lingue, sia elfiche che umane, ma nessuno gli rispose. Sicché, alla fine si volse per tornare al mare, ma, proprio mentre imboccava la strada che vi conduceva, ecco uno stare sul colle e apostrofarlo a gran voce, gridando: «Salute, Erendil, il più famoso di tutti i marinai, l'atteso che giunge inaspettatamente, il desiderato che arriva al di là di ogni speranza. Erendil, portatore di luce più antica del sole e della luna, splendore dei figli della terra, stella delle tenebre, gemma nel tramonto, radianza nel mattino». Era quella la voce di Eomwe, araldo di Manwë, che, giunto a Valimar, invitava Erendil a comparire davanti alle potenze di Arda. Ed Erendil entrò in Valinor e nelle aule di Valimar, e mai più rimise piede nelle terre degli uomini. Allora i Valar tennero consiglio tra loro, convocando Ulmo dalle profondità del mare. Ed Erendil stette a loro cospetto, illustrando i fatti delle due stirpi. Chiese pietà per i Noldor e pietà per le loro grandi pene. Chiese mercé per uomini ed elfi e aiuto nelle loro angustie, e la sua preghiera fu esaudita. Si narra che tra gli elfi, andatosene che se ne fu Erendil a cercare Elwing, sua moglie, Mandos parlò circa il suo destino e chiese: «Un uomo mortale calpesterà le terre immortali e tuttavia vivrà?» Rispose però Ulmo: «Proprio per questo egli è venuto al mondo, e di un po'. È egli forse Erendil il figlio di Tuor, della progenie di Ador, ovvero il figlio di Idril, figlia di Turgon, della casata elfica di Finwë?» E Mandos allora: «Ma neppure i Noldor, che testardamente scelsero l'esilio, possono far qui il ritorno». Poi però, sentiti tutti i pareri, Manwë pronunciò il suo giudizio, che fu il seguente: «In questa faccenda, il potere di decretare la sorte mi è delegato. Il periglio da lui affrontato per amore delle due stirpi non ricadrà su Erendil né su Elwing, sua moglie, che a sua volta l'ha affrontato per amore di lui, ma essi non s'aggireranno mai più tra elfi e uomini delle terre esterne. Tale è dunque il mio decreto, per quanto li riguarda. A Erendil, a Elwing e ai loro figli sarà concesso di scegliere, ciascuno singolarmente e liberamente, a quale stirpe dovrà essere legato il loro destino e con quale stirpe dovranno essere giudicati». Ora, assente Erendil da un pezzo, Elwing si sentì sola ed ebbe paura, e, vagando sul litorale, giunse nei pressi di Alqualondë, dove erano le flotte dei Teleri, e questi le dimostrarono amicizia, prestarono orecchio a quanto diceva del Doriath, di Gondolin e delle sofferenze del Beleriand, e ne provarono pietà e meraviglia. E fu là, al porto dei cigni, che Erendil tornando la trovò. Ma poco dopo vennero convocati a Valimar, dove il decreto dell'antico re fu loro reso noto. Disse allora Erendil a Elwing: «A te la scelta, perché per quanto mi riguarda sono stanco del mondo». Ed Elwing scelse di essere giudicata insieme con i primogeniti figli di Ilúvatar a cagione di Lúthien. E per amore di lei, Erendil scelse la stessa sorte, ancorché il suo cuore fosse più portato per la schiatta degli uomini e il popolo di suo padre. Quindi, per ordine dei Valar, Eomwe si recò alle rive di Aman, dove i compagni di Erendil erano tuttora in attesa di nuove, e presa una barca, i tre marinai vi montarono sopra e i Valar li spinsero all'est, grazie a un forte vento. Trattennero però Vingilot, che consacrarono e portarono, attraverso Valinor, al limite estremo del mondo, dove il vascello passò di là dalla porta della notte e fu portato su, negli oceani del cielo. Ora, quel vascello era bellamente e meravigliosamente costruito, ed era colmo di una fiamma guizzante, pura
pura e lucente. Ed Erendil, il marinaio, sedeva al timone, scintillante della polvere di gemme elfiche, il Silmaril sulla fronte. Lungi viaggiava a bordo di quella nave, spingendosi persino nelle vacuità prive di stelle, ma soprattutto lo si vedeva al mattino e alla sera, splendente nell'aurora e al tramonto, quando tornava in Valinor da viaggi al di là dei confini del mondo. In questi itinerari Elwing non lo seguiva, poiché non riusciva a tollerare il freddo e i vuoti senza sentieri, e amava più la terra e le dolci brezze che spirano su mari e colli. Sicché, a suo beneficio, fu eretta una bianca torre a settentrione, ai limiti dei mari separanti, e quivi, a volte, tutti gli uccelli marinai cercavano riparo. E si dice che Elwing ne abbia preso le favelle, lei che un giorno, a sua volta, ne aveva assunto le forme. E quelli le insegnarono l'arte del volo, e le ali di Elwing erano bianche e grigio argento. E a volte, quando Erendil, tornando dai suoi viaggi, si riaccostava ad Arda, ecco che lei gli volava intorno, proprio come aveva fatto molto tempo prima, quando era stata salvata dal mare. Allora gli elfi, dalla vista più acuta, che dimoravano nell'isola solitaria, la scorgevano simile a un bianco uccello, rilucente e maculata di rosa dal tramonto, mentre si levava gioiosa per salutare l'entrata di Valinor nel porto. Ora accadde che, quando per la prima volta Vingilot fu inviata a solcare i mari del cielo, si levò inaspettatamente, scintillante e lucente, e da lungi la scorsero le genti della Terra di Mezzo, che la interpretarono come un segno, sicché la chiamarono Jil Estel, stella dell'alta speranza. E allorché questa nuova stella venne scorta sul far della sera, Medros, rivolto al fratello Meglor, disse: "Di certo, quello è un Silmaril che splende in Occidente." E Meglor replicò: "Se è davvero il Silmaril che abbiamo visto sprofondare in mare e che risorge grazie al potere dei Valar, ebbene, rallegriamoci, che la gloria ora è vista da molti e il Silmaril è al sicuro da ogni male." E gli elfi, volgendo lo sguardo all'insù, più non disperarono, mentre Morgoth cadde in preda al dubbio. Si dice, tuttavia, che egli non si aspettasse l'assalto che gli fu sferrato da Ovest, tanto infatti era il suo orgoglio da indurlo a ritenere che nessuno mai più avrebbe osato muovergli apertamente guerra. Inoltre, pensava di aver per sempre straniato i Noldor dai signori dell'Ovest e che, contenti nella loro beata contrada, i Valar più non si sarebbero curati del suo reame nel mondo esterno. E ciò perché, agli occhi di chi ignori la pietà, gli atti pietosi sono sempre insoliti e inaspettati. Invece, l'esercito dei Valar si apprestava alla battaglia. E sotto i suoi candidi vessilli marciavano i Vanyar, il popolo di Ingve, nonché quelli dei Noldor che mai avevano abbandonato Valinor, e alla testa dei quali era Finarfin, figlio di Finwë. Ben pochi dei Teleri erano desiderosi di andare in guerra, memori com'erano del fratricidio del porto dei Cigni e del ratto delle loro navi, ma finirono per prestare orecchio a Elwing, che era figlia di Dior Elucil e discendeva dalla loro stessa stirpe, sicché mandarono marinai in numero sufficiente per governare le navi che portarono le schiere dei Val di Valinor a est, di là dal mare. Restarono però a bordo dei loro vascelli, e nessuno di loro mise piede sulle terre citerioti. Ben poco si dice, in tutti i racconti, della marcia dell'esercito dei Valar verso le regioni settentrionali della Terra di Mezzo. Nelle sue file, infatti, non si contava nessuno di quegli elfi che avevano dimorato e sofferto nelle terre citerioti, e che composero le cronistorie di quei giorni tuttora note. E le notizie di tali fatti, costoro le appresero solo molto tempo dopo, dai loro consanguinei di Aman. Certo è che finalmente la possenza di Valinor uscì dall'ovest, e la sfida delle trombe di Eomwe riempì il cielo, e il Beleriand fu tutto riutilizzato
rutilante dalla della gloria delle loro armi, che l'esercito dei Valar era schierato in forme nuove, belle e terribili, e i monti risuonavano al suo passo. Lo scontro tra le armate dell'Ovest e quelle del Nord è detto Grande Battaglia, nonché Guerra dell'Ira. L'intero potere del trono di Morgoth fu gettato nella mischia, ed esso era divenuto talmente grande da essere il Nord, no, da essere incommensurabile al punto che l'Anfauglit non bastava a contenerlo, e il Nord era tutto un incendio guerresco. Ma a nulla gli valse. I Balrog furono annientati, salvo quei pochi tra loro che fuggirono e andarono a nascondersi in grotte inaccessibili alle radici della terra. E le brulicanti legioni degli orchi si consumarono come stoppia in un grande incendio, quando non furono spazzate via come foglie morte da un vento ardente. Pochi rimasero ad assalire il mondo per lunghi anni ancora, e quei pochi che sopravvivevano delle tre case degli amici degli elfi, padri degli uomini, combatterono dalla parte dei Valar, e in quei giorni furono vendicati della perdita di Varagund e di Barahir, di Galdor e di Gundor, di Uor e di Urin, e di molti altri dei loro signori. Ma gran parte dei figli degli uomini appartenessero al popolo di Uldor o fossero altri, di recente giunti dall'est, si schierarono con l'avversario e gli elfi non lo dimenticarono. Allora, vedendo che i suoi eserciti erano disfatti e il suo potere schiacciato, Morgoth tremò e non ebbe il coraggio di uscire di persona. Scatenò tuttavia contro i suoi nemici l'ultimo, disperato assalto con le forze predisposte all'uopo. Ed ecco prorompere dagli abissi di Angband i draghi alati che mai prima si erano veduti. E così improvviso e rovinoso fu l'attacco di quella terribile flotta che l'esercito dei Valar arretrò, poiché il sopraggiungere dei draghi fu accompagnato da grande tuono, fulmini e tempeste di fuoco. Un secondo. Sempre che dopo un po' pesa, okay. Abbiamo quasi finito comunque. Ok. Ma venne Erendil, splendente di bianca fiamma, e attorno a Vingiloth si radunarono tutti i grandi uccelli del cielo. Tutti i grandi uccelli del cielo, Thorondor alla loro testa, e vi fu battaglia nell'aria per tutto il giorno e una notte pieni di incertezze. Prima che il sole sorgesse, Erendil uccise Ancalagon. Ancalagon il Nero, il più forte della schiera dei draghi, precipitandolo dal cielo, e Ancalagon piombò sui torrioni di Thangorodrim, facendoli crollare. Poi il sole si levò, e l'armata dei Valar ebbe la meglio, e tutti i draghi furono annientati. Le voragini di Morgoth furono schiavate e scoperchiate, e la potenza dei Valar calò nelle viscere della terra. Quivi Morgoth fu finalmente in scacco, ma si mostrò pusillanime. Cercò rifugio nella più profonda delle sue segrete e invocò pace e perdono, ma le gambe gli furono troncate ed egli cadde a faccia in giù. Poi fu legato con la catena Angainor, che già un tempo lo aveva gravato, e la sua corona ferrea divenne un collare da mettergli al collo, e il suo capo stava piegato sino alle ginocchia. E i due Silmaril che gli restavano furono avulsi dalla corona e splendettero immacolati sotto il cielo. Li prese Eomwe e li custodì. Aspettate, ci sono, eh? E li custodì. Così venne posto fine al potere di Angband nel nord, e il reame malvagio fu annichilito, e dalle profonde carceri una moltitudine di schiavi che avevano perduto ogni speranza tornò alla luce del giorno, contemplando il mondo che era mutato. Tale infatti era la furia dello scontro, che le regioni settentrionali dell'Occidente ne vennero infrante, e il mare si precipitò rombando per molte voragini, e si ebbero confusione ed enorme fragore. Fiumi scomparvero o si scavarono nuovi letti, valli si sollevarono, monti vennero livellati, e il Sirion non era più.
Allora Eomwe, nella sua veste di araldo dell'antico re, invitò gli elfi del Beleriand a dipartirsi dalla Terra di Mezzo. Ma Medros e Meglor non vollero di darsene per intesi e si apprestarono, sebbene ora stancamente, a malincuore, a tentare di tenere ad ogni costo fede al loro giuramento. Sarebbero stati infatti disposti a dar battaglia per i Silmaril, qualora non venissero loro restituiti, persino contro il vittorioso esercito di Valinor, ancorché fossero soli contro il mondo intero. Perciò mandarono un'ambasciata a Eomwe, ingiungendogli di consegnare subito quelle gemme che in antico Feanor, loro padre, aveva fabbricato e Morgoth gli aveva sottratto. Ma Eomwe rispose che il diritto all'opera del loro padre, in precedenza spettante ai figli di Feanor, era ormai decaduto a causa delle molte spietate malefatte che avevano commesso perché accecati dal loro giuramento, in primo luogo l'assassinio di Dior e l'assalto ai porti. La luce dei Silmaril ora doveva andare all'ovest, donde era venuta all'inizio, e in Valinor dovevano tornare Medros e Meglor, e lì sottoporsi al giudizio dei Valar, solo per decreto dei quali Eomwe avrebbe rinunciato alla custodia delle gemme. Il desiderio di Meglor fu di sottomettersi, essendo il suo cuore pieno di tristezza, ed egli disse: «Il giuramento non dice che noi non si possa aspettare un'occasione migliore, e può darsi che in Valinor tutto venga dimenticato e perdonato, sicché noi si torni a riavere pacificamente il nostro. Medros tuttavia replicò che, se fossero tornati in Aman solo per vedersi negare il favore dei Valar, il loro giuramento sarebbe rimasto valido e tuttavia definitivamente irrealizzabile, e soggiunse: chi può dire a quale spaventosa sorte noi saremmo consegnati qualora disubbedissimo alle potenze nella nostra stessa contrada, o concepissimo addirittura il proposito di muover guerra al loro santo regno? Ma Meglor continuava a riluttare, affermando: se Manwë e Varda stessi si rifiuta se Manwë e Varda stessi rifiutassero il rispetto di un giuramento, pronunciando il quale li abbiamo chiamati a testimoni, esso non sarebbe reso vano? E Medros: ma come potrebbero le nostre voci giungere fino ai Iluvatar di là dalle cerchie del mondo? E nella nostra follia abbiamo giurato per Iluvatar, invocando su di noi la tenebra eterna, qualora non tenessimo fede alla parola data. Chi ce ne libererà? Chi ce ne libererà? Libererà? Se nessuno può liberarcene, osservò Maglor, ecco che davvero la tenebra eterna sarà la nostra sorte, che noi si tenga fede al nostro giuramento o lo si infranga. Ma sarò minore il male che faremo infrangendolo. Pure, alla fine cedette alla volontà di Medros, e i due si consigliarono tra loro su come mettere le mani sui Silmaril. Poi si camuffarono, e nottetempo andarono al campo di Eomwe, scivolando al luogo dove i Silmaril erano custoditi. E, trucidati i guardiani, si impadronirono delle gemme. Ed ecco, l'intero accampamento si levò contro di loro, ed essi si prepararono a morire, difendendosi a oltranza. Eomwe però non volle acconsentire allo sterminio dei figli di Feanor, i quali, senza incontrare resistenza, si dipartirono a fuggire lontano. Ciascuno di loro tenne per sé un Silmaril, poiché così ragionarono: siccome uno di loro è per noi perduto, e ne rimangono solo due, e due soli fratelli siamo rimasti, è evidente che il destino vuole che noi si divida l'eredità di nostro padre. Ma la gemma bruciò la mano di Medros con dolore insopportabile, ed egli s'avvide che era co come Eomwe aveva detto, che cioè il suo diritto al possesso dei Silmaril era nullo, e vano il giuramento. E, in preda all'angoscia e alla disperazione, si gettò in una voragine infuocata, e così finì, e il Silmaril che aveva con sé fu accolto nel seno della terra.
Di Meglor invece si dice che neppure lui poté sopportare il dolore onde fu tormentato dal Silmaril, sicché alla fine lo gettò nel mare, e di poi vagò per sempre sui lidi, cantando il suo dolore e il suo rimpianto accanto alle onde. Meglor infatti era grande tra i cantori di un tempo, superato in fama solo da Daeron del Doriath. Né più fece ritorno tra il popolo degli Elfi. E accadde così che i Silmaril trovassero le loro dimore tanto attese, uno nelle arie del cielo, uno nei fuochi dentro il cuore del mondo, uno nelle acque profonde. In quei giorni alacremente si dava mano alla costruzione di navi sui lidi del mare occidentale, e di lì con numerose flotte gli Eldar fecero Vaila per l'ovest, né mai tornarono alle contrade del pianto e della guerra, e i Vanyar rientrarono in Valinor sotto i loro candidi stendardi, e furono portati in trionfo. La loro gioia per la vittoria era però sminuita dal fatto di tornare senza Silmaril strappati alla corona di Morgoth, e sapevano che quelle gemme non potevano essere ritrovate né riunite, a meno che il mondo non venisse frantumato e ricomposto. Giunti che furono all'ovest, gli elfi del Beleriand dimorarono in Tol Eressëa, l'isola solitaria che guarda sia a occidente che a oriente, e di là potevano sempre recarsi in Valinor. Furono riammessi all'affetto di Manwë e al perdono dei Valar. I Teleri dimenticarono l'antica ferita e la maledizione venne sospesa. Pure, non tutti gli Eldali erano propensi ad abbandonare le terre Citerioti, dove avevano a lungo sofferto e a lungo dimorato, e alcuni rimasero per molte ere ancora nella terra di mezzo. Tra questi, Círdan il carpentiere e Celeborn del Doriath, con Galadriel sua moglie, unico rimasto di coloro che avevano guidato i Noldor all'esilio nel Beleriand. Nella Terra di Mezzo restò anche Gil-galad, il re supremo, e con lui era Elrond Mezzelfo, il quale scelse, come gli era stato concesso, di essere annoverato tra gli Eldar. Suo fratello Elros preferì invece abitare con uomini, e soltanto da questi due fratelli si è diffuso tra gli uomini il sangue dei primogeniti e un residuo degli spiriti divini che erano prima di Arda. Ciò perché essi erano i figli di Elwing, figlia di Dior, figlio di Lúthien, nata da Thingol e da Melian. Ed Erendil, loro padre, era figlio di Idril Celebrimdal, la figlia di Turgon e di Gondolin. Quanto a Morgoth, i Valar lo scaraventarono attraverso la porta della notte, fuori dalle mura del mondo, e nel vuoto atemporale, e sciolte vigilano eternamente su quelle mura, ed Erendil non perde di vista i contrafforti del cielo. Pure le menzogne che Melkor, il possente e maledetto, aspettate, scusate, mi sono perso. Pure le menzogne di Melkor, il possente e maledetto Morgoth Baoglir, la potenza di terrore e di odio, aveva seminato nei cuori di elfi e uomini, è una pianta che non muore né può essere svelta, e che anzi di continuo rispunta e darà tenebrosi frutti fino agli ultimissimi giorni. Qui termina il Silmarillion. Se in esso si è passati dall'eccellenza e dalla bellezza alla tenebra e alla rovina, è perché tale era, fin dai tempi antichissimi, il destino di Arda Corretta. E se un mutamento si verificherà e la corruzione sarà cancellata, lo possono sapere solo Manwë e Varda, i quali però non l'hanno rivelato, né se ne trova traccia nelle sorti di Mandos. E tant'è. Urca. Allora, torniamo a schermo intero. E l'illustrazione di oggi è questa qui. Quindi uno dei si... Aspettate che ve la mostro. Ok, eccola qui. Si vede. Uno dei Silmaril che viene gettato in mare. Allora, ragazzi. Ah, in realtà... Mamma.
Ok, per quanto allora in realtà Christopher Tolkien ci dica che il Silmarillion termini qui, vi ripeto, c'è Akallabeth e c'è poi degli anelli del potere della terza era. Quindi, mettiamo il segnalibro qui. Allora, la settimana prossima ci leggiamo Akallabeth, quindi sono 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 19, 21, 22. Sono 23 pagine, comprese le, escluse le illustrazioni, scusate. Quindi io conto di leggercela al massimo con due dirette, forse ce la facciamo addirittura, eh. Quindi forse settimana prossima questo ce lo leggiamo tutto, questo mega capitolo. E poi quando rientriamo ci si legge degli Anelli del Potere della Terza Era. Allora, che ne pensate? Ah, diciamo che il Silmarillion è ufficiosamente finito, quindi diciamo così. Mi farebbe piacere avere un vostro pensiero, insomma, di questo lungo, lunghissimo viaggio che abbiamo fatto. Poi ovviamente con un giudizio definitivo, tra qualche settimana. Però ecco, ripeto, ufficiosamente è così. Poi per completezza leggiamo anche gli altri due capitoli. Però ecco, mi farebbe molto molto piacere avere un vostro commento, un vostro parere complessivo sia sul capitolo di oggi che in generale su questo immenso volume importantissimo. Mi fa una strana impressione. Beh, sì. No, no, ti ripeto, poi ci sono questi due capitoli che leggiamo per completezza perché poi ci serviranno ovviamente per lo Hobbit e per il Signore degli Anelli. Però poi ecco, con Tolkien abbiamo ancora tantissimo da leggere perché poi qui sotto anche altri racconti di Tolkien a tema universo letterario, Signore degli Anelli, eh. Beh, sicuramente è una. Allora, a me io comincerò a realizzare nell'effettivo che avremo concluso il Silmarillion quando finiremo i due capitoli che mancano. Però ecco, diciamo che effettivamente la parte ufficiale, ripeto, l'abbiamo conclusa e devo dire che è una sensazione particolare, ad essere sincero. Mi fa un po' impressione. E comunque sì. Poi vi ripeto, a breve cominciamo anche lo Hobbit, eh. Finiti questi due capitoli passiamo immediatamente all'Hobbit che non vedo l'ora, non vedo veramente veramente l'ora. E allora a me ha fatto molto molto piacere questa immersione in questa immersione nel Silmarillion e diciamo l'aver aperto ufficialmente all'universo letterario di Tolkien e più nello specifico del Signore degli Anelli. Come mi è capitato di dire spesso in queste dirette, per me Tolkien è un punto di riferimento importantissimo a livello letterario e anche di formazione personale. E sono contento di potergli rendere omaggio in questo modo al buon John Tolkien. È stato un bel viaggio, sì, con la faccina a cuori. Sì, poi ecco, vi ripeto, abbiamo ancora tanto da dire perché poi abbiamo lo Hobbit, che sarà una lettura abbastanza svelta, il Signore degli Anelli che ce lo porteremo appresso tantissimo, e i racconti da qui non vedo i bene titoli, però ecco abbiamo per esempio la caduta di Gondolin, della quale abbiamo parlato di recente, abbiamo citato di recente tramite il Silmarillion, abbiamo le avventure di Tom Bombadil che cominceremo a conoscere con il Signore degli Anelli, che conosceremo con il Signore degli Anelli, poi ci sono tantissime altre avventure, mi pare anche di, non mi ricordo cos'altro, però ci sono veramente tanti racconti di universo espanso che possiamo leggere di Tolkien. Allora, nel mentre che aspetto vostre eventuali altre notizie, scusate, vedo se ci sono ulteriori notizie di particolare interesse. Scusate, no, allora pare che non ci sia niente di particolare. Allora, ragazzi, detto questo, aspetta, allora, c'è una notizia a dire la verità perché. Notizia lanciata dal romanista, rilasciata dal romanista. Con 17 voti, l'Assemblea di Roma Capitale approva la delibera di revoca sul pubblico interesse di Tor di Valle nell'ottica dello stadio della Roma. Quindi, vabbè, ve lo dico così a livello puramente informativo. E allora,
Detto questo, quindi, ricapitolando velocemente, poi magari ci salutiamo, visto che non vedo altri commenti. Ricapitolando velocemente, allora, oggi è mercoledì, diciamo domani e dopodomani, facciamo domani e dopodomani altre due dirette, dove leggiamo due capitoli di Harry Potter e la Camera dei Segreti. E nello specifico ci andiamo a leggere il dodicesimo capitolo, domani ci leggiamo il dodicesimo capitolo che è intitolato La pozione polisucco, mentre venerdì ci leggiamo quindi il tredicesimo capitolo che è intitolato Il diario segretissimo. Quindi poi la settimana prossima invece che abbiamo, aspettate, vediamo un po' che giorni sono. Allora, settimana prossima invece è la settimana che va dal 26 al 31. Diciamo che 27 e 28 ci leggiamo il Silmarillion con possibilità di espanderlo al 29 in caso di allunghi importanti. E il 30 ci leggiamo il quattordicesimo capitolo di Harry Potter, che è la Camera dei Segreti, che è... Cornelius Fudge, che vabbè sarà Cornelius Caramel per capirci. Quindi settimana prossima Callabeth e Cornelius Caramel. Detto questo, allora io non vedo altre non vedo altre notizie di particolare interesse, non vedo neanche i vostri commenti. Quindi per oggi ci salutiamo qui. Vi ringrazio per l'attenzione e vi abbraccio virtualmente e vi do appuntamento a domani. Ciao ciao.